Sono stato contento di essere stato invitato a questo convegno organizzato da ANGI, perché un'associazione di giovani imprenditori che si interessano di in un tema così importante qual è l'energia, soprattutto in questo momento di transizione energetica e della crisi che ha prodotto quello che abbiamo visto rispetto alla guerra che c'è in Ucraina con la Russia. Ecco, devo dire che è un momento importante per poter parlare ai giovani di quello che è il nostro impegno, quello che è il mio impegno sull'energia, sulla transizione energetica, che ha un obiettivo importantissimo e, fatemi dire, anche difficile da raggiungere, ma dobbiamo raggiungerlo, cioè quello di decarbonizzare il sistema energetico al 2050. Un sistema energetico che attualmente è per ben oltre il 50%, siamo circa al 60-65%, ancora basato invece su gas e petrolio, e transizione vuol dire in questi 10, 20, 28 anni, perché la scadenza appunto è 2050, la transizione vuol dire sempre più affrancarci sia dal gas sia dal petrolio e sempre più implementare quelle che sono le fonti rinnovabili. Sappiamo quali sono: sole, vento, l'energia sotto la crosta terrestre, le bioenergie, le biomasse e l'acqua, le dighe. È un percorso che è già cominciato, si è intensificato rispetto a quello che è avvenuto con appunto la guerra. Dobbiamo fare di meglio, dobbiamo fare di più, avendo bene in mente dei criteri che sono quelli della sostenibilità, sostenibilità economica, sociale, ambientale e di neutralità tecnologica, per cui non fare fughi in avanti, non pensare che sia l'energia elettrica, che è poi una corrente elettrica a risolvere ogni problema, ha la sua parte importante, ma dobbiamo avere una visione equilibrata con tutte le fonti rinnovabili.